Al comunale di Casalbordino è in programma una sorta di stracittadina dell'Abruzzo meridionale con due delle principali realtà calcistiche dell'Interland vastese che vivono un periodo di grigiore a livello di risultati, ma che vogliono combattere con le unghie e con i denti per riuscire a rimanere nel calcio in vetrina, che è sicuramente il campionato regionale di eccellenza. Il discorso è in verità più appropriato per i padroni di casa, relegati nei bassi fondi e in carenza di risultati positivi, più che per i rossoblù di mister Carlucci, con la gara del turno infrasettimanale col Giulianova che verrà recuperata il prossimo 5 gennaio, ma con una classifica ancora tranquillizzante in virtù del fulminante avvio stagionale. Gli ospiti partono subito col piede pigiato sull'acceleratore, anche se i due tentativi di Margagliotti non vanno a buon fine per un soffio. Va decisamente meglio ai locali, che al decimo acciuffano il vantaggio con l'imperioso stacco di Sec, che infila sul secondo palo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, ma che non possiamo mostrarvi per un imprevisto problema tecnico. Con le immagini passiamo invece a documentarvi il raddoppio giallo-rosso scaturito da un pasticcio difensivo cupellese, che regala spazi inaspettati all'ultimo arrivato Suma a scuola Juve, che non ha difficoltà a regalare il secondo dispiacere domenicale all'altro esordiente di sponda cupellese, il portiere Alessio Sinato. Ma come spesso accade in questa travagliata stagione, la squadra di mister Benedetti non ha modo di godersi per molto tempo le belle notizie, e anche stavolta non si fanno eccezioni. Due minuti dopo arriva infatti la rete virtussina firmata da Conti, che riapre i giochi. Gli esperti della Penna e Mangiacasale provano a dare una scossa ai compagni, ma senza particolari riscontri in termini realizzativi. Se il Casalbordino non concretizza, la Virtus non rimane a guardare, e con il traversone dalla sinistra di Torricella crea qualche grattacapo imprevisto al semiesordiente Cuomo, classe 2000 prelevato nelle scorse settimane per rimpiazzare tra i pali il partente Tano. Sull'altro fronte, Della Penna cerca ancora fortuna senza trovarla, con una conclusione fuori misura dalla distanza. Il risultato di parità, che farebbe propendere per un finale dall'esito assai incerto, cambia repentinamente nelle fasi immediatamente propedeutiche al fischio dell'intervallo, con un micidiale 1-2 virtussino che piega le gambe ai giallorossi di casa. Il pareggio arriva per merito di Napolitano, a segno con un diagonale dalla destra che sorprende Cuomo infilato sull'angolo più lontano. E non è finita, come detto, visto che due minuti dopo si materializza il tris rosso-blu griffato da Conti, che festeggia il bis personale con un tocco a centroarea, ma deve ringraziare Margagliotti per l'ottimo lavoro di preparazione, ma anche la difesa giallorossa e in particolare Sec, che non riesce a tamponare il suggerimento al centro del numero 10 ospite. Alla ripresa dei giochi il Casalbordino cerca di riaprire i discorsi con il tentativo di Mangiacasale, che esalta le doti reattive dell'estremo virtussino. Sull'altro fronte l'irruzione di Colitto rischia di sorprendere Cuomo, con la sfera che va a spegnersi di pochissimo al lato. Nulla da fare dall'altra parte per il tentativo dal limite di De Santis, facile preda di Sinato. Al tredicesimo segnaliamo le proteste della squadra giallorossa, che invoca il penalty per un presunto tocco con un braccio di Conti. Non è così per il signor Esposito di Pescara, che lascia proseguire, ma dopo l'offensiva di Margagliotti, che non trova il giusto epilogo anche per merito del superlativo intervento di Cuomo, il penalty per i casalesi arriva ugualmente, e in questo caso per il fallo in area di Cardinale ai danni di Della Penna. Dal dischetto il numero 8 del Casalbordino ripristina il risultato di parità, ma anche stavolta l'euforia dei ragazzi di mister Benedetti dura lo spazio di un istante. Al 38esimo infatti la Virtus a beneficiare di un penalty accordato in questo caso per l'intervento irregolare dello stesso Della Penna, stavolta in versione carnefice, che commette fallo in area su Colitto. Dal dischetto Margagliotti fa centro e riporta definitivamente in avanti la sua squadra, che nel finale potrebbe dilagare ulteriormente con la conclusione di Conti, che si infrange sulla trasversale di Cuomo. Fine partita con Natalino Ranalli del Casalbordino. Oggi la squadra ce l'ha messa tutta, è stata anche una bella partita con tanti capovolgimenti di fronte, però siamo a commentare l'ennesimo risultato negativo. Sì, hai detto bene Antonio, l'ennesimo risultato negativo, ormai mi sembra 7-8 di fila, ma come hai detto tu, nel primo tempo la squadra ha giocato bene, ha giocato bene, abbiamo dovuto essere al coppello e finalmente, una volta tanto che eravamo riusciti, diciamo, a giocare bene, quindi a essere alla pari, poi ci si mettono i nostri e poi che regaliamo i gol così incredibili, voglio dire, perché io mi sta bene quando perdiamo sul campo senza regalare niente. Va bene che stiamo in periodo natalizio chiaramente, quindi sta scendendo Babbo Natale, e l'abbiamo visto oggi al comunale di Casalbordino, il Babbo Natale, senza che ti dico i nomi che hanno regalato la partita, voglio dire, sta sugli occhi, sotto gli occhi di tutti, quindi voglio dire, che devo dire, cioè, quando non ci si conosce l'ABC del calcio, quando il secondo gol il nostro difensore dentro l'area di rigore invece di spazzare la palla lo passa all'avversario, cioè, finisce qua. Mister Carlucci, i tre punti servivano come il pane, oggi i tifosi, i vostri sicuramente si sono divertiti, un po' meno quelli di casa.
Ma penso che sono divertiti tutti, perché in una partita 7 gol, noi un po' meno, noi addetti ai lavori, perché specialmente quando stavamo sul 3-2 più volte ci siamo mangiati la possibilità di fare il quarto gol, e come spesso succede nel calcio, alla prima ci hanno pareggiato, poi abbiamo avuto la forza di portarla a casa a 7-8 minuti alla fine. Un applauso ai ragazzi, perché hanno meritato questa vittoria nonostante un avvio, diciamo, pazzesco, perché stavamo sotto di 2 gol dopo 10 minuti, quindi un applauso ai ragazzi che ci hanno creduto e l'hanno ribaltato nel primo tempo. Questo è perché si sono sempre impegnati in queste settimane dove comunque i risultati non arrivavano.